Toccante scatto di Albano con la sua bambina fra le braccia. I dettagli. Proprio ieri, in occasione di un evento significativo, ci siamo occupati di un argomento molto toccante che sta a cuore davvero a milioni di persone. Stiamo parlando della scomparsa di Ilenia Carrisi avvenuta a New Orleans nel gennaio 1994 in circostanze misteriose. Primogenita di Albano Carrisi e Romina Power, Ilenia proprio ieri avrebbe festeggiato il suo 51° compleanno. La scomparsa di Ilenia ancora oggi resta un grande mistero. Tante le ipotesi, ancor di più le speculazioni e le fake news ai danni della famiglia che spesso ha chiesto ai media di essere lasciati in pace. All'epoca della sparizione, la ragazza studiava presso il King S. College di Londra. Nel luglio del 1993 la comunicazione ai genitori di voler mettere in pausa gli studi e viaggiare da sola. L'ultima volta che parla con la famiglia il 1 gennaio 1994. Si trova a New Orleans. Litiga con il padre che non vorrebbe saperla là in quel momento. Da allora si perdono le sue tracce. Albano pubblica una foto con la figlia Ilenia. Il 29 novembre è stato il compleanno di Ilenia Carrisi. Avrebbe festeggiato 51 anni. I suoi genitori, che non hanno perso le speranze, hanno ricordato la figlia attraverso dei toccanti post. 51 anni fa Dio mi ha consegnato una bellissima bambina intelligente e amorevole. Ma le mie braccia di madre non smetteranno mai di desiderarti e i miei occhi cercarti in un mondo senza di te diventato privo di calore. Mia Ilenia. Non smetterà quadrato mai di cercarsi. A queste le parole di Romina. Anche Papa Albano, attraverso un toccante post, ha omaggiato il ricordo della figlia scomparsa in circostanze ancora oggi tutte da chiarire. Il 29 novembre 1970 nasceva a Roma la mia primogenita Ilenia. Per 23 anni l'ho vista crescere, cantare, leggere, studiare e poi il drammatico vuoto. La vita ti dà, la vita ti toglie. Resterai sempre nel mio cuore e da sempre pieno di trattino maggiore. Trattino maggiore. La sparizione di Ilenia Carrisi resta ad oggi un enorme punto interrogativo. L'unica vera certezza è l'amore incondizionato di due genitori che non smettono di sperare. E noi con loro.